musicista e compositore, diplomato, laureato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. E adesso insegna anche composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dopo aver insegnato a Bologna, Torino e così via. E come compositore ha una carriera molto prestigiosa, con molti premi vinti all'estero, anche molto importanti. E per me, forse per voi, se ascoltate Radio 3, è una voce molto nota, perché è un bravissimo divulgatore e spesso tiene queste lezioni di musica il sabato e la domenica mattina su Radio 3, quindi ha una voce molto... Poi lavora anche per la Rai, credo, ha delle altre collaborazioni. Un po' di collaborazioni. Va bene. Passo il microfono al maestro. Domani mattina, tra l'altro, domani mattina oltre alle 6 vado a registrare le altre 4, 4 registrate lunedì, queste 4 lunedì, domani mattina. Allora, intanto, buongiorno a tutti, grazie, che bello, un bellissimo posto, una bellissima giornata. La difficoltà di partenza in questi casi, appunto, era molto utile le due parole che si sentono prima di incominciare, perché in questi casi, non conoscendosi tanto, c'è sempre il rischio o di dire le cose che sanno tutti, per non usare verbi più volgari, o di saltare delle cose che invece sono indispensabili. Cioè, quindi, se dico qualcosa che tutti sanno, scusatemi, non so, spegnete un attimo e riattaccate subito dopo. Prima di arrivare, per arrivare a parlare di musica, allora, però sono molto contento del titolo. Ecco, il titolo esatto, che poi mi sbaglio sempre una parola, è fidarsi dell'oggi, giusto? Senza paura, senza pregiudizi. L'ho dato io, ma poi mi sbaglio una parola. Della contemporaneità, senza paura e pregiudizi. Senza paura e pregiudizi. Fidarsi, è fidarsi della contemporaneità. Ci arrivo. Allora, due premesse per forza. Se parto da un po' lontano, scusatemi, ma è indispensabile. Tendenzialmente l'oggi... Il nostro oggi occidentale è contraddistinto, mica in musica, nella nostra cultura, è contraddistinta da due cose. Una sorta di poca fiducia dell'Occidente, della civiltà occidentale, della cultura occidentale in se stessa. Ci riteniamo sempre finiti, abbiamo paura dell'altro perché non abbiamo più fiducia in noi stessi, non perché... E questo è tragico, perché noi continuiamo a dare la colpa agli altri, cioè a quelli che arrivano... eccetera eccetera, ma siamo noi che non abbiamo più fiducia in quello che siamo noi e alla nostra storia infinita e infinitamente grande. Basterebbe avere fiducia in quello, in quello che siamo stati e in quello che quindi siamo, sulle spalle di chi è stato, e non avremo più paura. Questo è uno degli aspetti, e il corollario di questo aspetto, e qui parlo un po' più di musica che non di altre cose, in generale non abbiamo fiducia nella nostra contemporaneità, cioè in quello che siamo noi oggi. Troppo spesso capita in treno, perché tirando fuori una partitura c'è sempre quello di fianco che dice lei è musicista. Io ho scritto una specie di articolo su questo, perché c'è una trafila di domande da treno che io spesso lavoro e scrivo proprio in treno. Quindi la prima domanda è: ah, lei è musicista? La seconda domanda è: che strumento suona? Che mi ha sempre colpito, perché, ma se io sto scrivendo musica, perché mi chiede che strumento suona? Allora, la risposta fissa è: sono diplomato in pianoforte, me faccio al compositore. La terza domanda, io potrei rispondere prima che gli altri me la facciano, è: che genere di musica scrive? E lì incomincia a essere dura, perché bisogna sapere l'altro, se no è difficile spiegargli, no? E dico sempre che, ve lo dico perché c'entra, una volta, per me è rimasto indimenticabile, stavo andando giusto a Bologna a insegnare, all'epoca prendevo un terribile espresso delle 6.50 da Lambrate, di quelli che venivano da Amsterdam, arrivavano puntuali da Amsterdam, arrivavano con 40 minuti di ritardo a Bologna, 6.50 da Lambrate, un vagone solo per sedersi, tutti i pendolari che andavano a Massa. Un signore, parlo degli anni 90, quindi avere un computer portatile negli anni, prima metà anni 90 non era così, no? Non era frequente, quindi un signore, no? Dopo le prime 4 domande canoniche, tante abituali, mi disse una frase che io potevo o ucciderlo, o mi disse: ma perché, a che cosa serve? Non è già stata scritta la musica? Non è già stata scritta la musica? Ma dai!
Attenzione, il signore, tutto sommato, credeva in perfetta buona fede di fare una domanda colta, cioè nella coscienza collettiva la musica scritta è quella del passato, nella coscienza collettiva la musica d'oggi è la musica, scusate se uso un aggettivo, allora tra le tante attività che svolgo sono consigliere nel consiglio di sorveglianza della SIAE, dove mi sono abituato, facendo una specie di così, a sentire chiamare maestri, cantautori che hanno fatto una canzone, uno dei personaggi importanti del Consiglio di Sorveglianza è un signore, non dirò il cognome così va bene, il cui pseudonimo era il Guardiano del Faro, era una canzoncina degli anni 90, faceva iattatitatatita, ok. Quello lì è un maestro, secondo lui, poi se gli dico dove si scrive un do, secondo me non lo sa, ma non importa, cioè la qualifica di maestro. Cioè. Però nella coscienza collettiva, la musica d'oggi è la musica, ho fatto questo giro perché lì in SIAE non posso dire leggera, se dico leggera succede una catastrofe, e se per caso chiamo la musica di cui parleremo oggi, mi scusandomi, come viene chiamata dagli altri, musica colta contemporanea, sull'aggettivo colta si scatena all'inferno, perché noi chi siamo? Allora non so come chiamarla, chiamo Giovanna, non so, allora io dico esattamente che è musica scritta. Perché su questo c'è differenza, perché ad esempio in generale la musica, scusate, leggera, scusate, ormai sono abituato a dire scusate, la musica leggera non è musica scritta, di fatto ci sono gli spartitini delle canzoni di Sanremo, ma sono gli spartitini con la linea melodica e con le siglette degli accordi, quando va bene, ma di fatto non è quella lì, quella canzone, la canzone è l'arrangiamento che è stato fatto e in generale non è nemmeno scritto, no? Lo si impara lì per lì. Sull'aggettivo scritto, che infatti è il tema da cui parto, si fa la differenza. E per quel signore non è già stata scritta la musica, per lui la musica scritta era Mozart, Beethoven, eccetera, eccetera. Quindi lei che fa oggi? Io mi sentivo un dinosauro, cioè uno estinto, con forte intenzione omicida verso il signore, e per di più stavo andando a insegnare composizione. Quindi il signore mi avvertiva che insegnavo una cosa che non esisteva più, sostanzialmente. Vabbè, musica scritta. Questo è il mio punto di partenza, cioè noi ci vediamo poco della contemporaneità e qui e della cultura occidentale, della, non dirò mai superiorità, attenzione, però in musica lo dico e parto da questo. Un mio grande amico romano, ma tutto meno che romano, si chiama Ivan Dandor, magari qualcuno lo conosce, è un compositore oggi 84enne. È una persona, detta in 30 secondi, con un corso di vita affascinante e pericoloso, nel senso che era di famiglia ebraica, ungherese, e i genitori nel 38, intuendo pericolo nazista a Budapest, decisero di emigrare, ma sbagliarono a paese, perché nel 38 vennero in Italia, erano delle leggi razziali. Lui protetto perché praticamente non gli dissero che era ebreo. Però nel 44 i tedeschi, su delazione, come si usava, in quel momento arrivarono a casa loro a chiedere il, diciamo, pedigree cristiano della famiglia, non potendo dimostrare che il padre chiese 48 ore di tempo, ma nelle seconde 24 ore entrarono gli americani a Roma, quindi, come dire. Questo signore, che evidentemente è nato vivendo pericolosamente, poi ha studiato musica e composizione ed era un giovane di grande successo, vinse grossissimi concorsi internazionali quando aveva 30 anni, ma nel 67, questa è la cosa che voglio dire, decise che non gli bastava conoscere la musica europea e decise, da perfetto apolide, lui era rimasto apolide, fino a decine di anni fa, di conoscere la musica di altre tradizioni e decise, attenzione che una di quelle persone lì sbaglia sempre posto, no? Cioè venne in Italia nel 38, volle andare in Tibet nel 67, se avete idea c'era la rivoluzione culturale, cioè uno che sbaglia, scientifico. L'aneddoto, ma sarebbe molto lungo, su come fece entrare è meraviglioso, perché ci mise 3 mesi a entrare perché non lo lasciavano entrare, che mancava sempre un timbro, così, va bene, però lui aveva una specie di, era più monaco lui dei monaci tibetani, alla fine entrò e visse 2 anni in Tibet, in un monastero tibetano, e per i primi 6 mesi, la storia è molto zen, chiese ai monaci di imparare le regole della musica tibetana e riceveva sempre una gentilissima risposta. Questo suo racconto è affascinantissimo, io lo sto riducendo a pochi secondi, ma può durare una serata, e la risposta gentilissima era sempre regole, e diceva sì, che diavolo fate, insomma. Naturalmente non c'era una scrittura musicale,
vedeva che tutti facevano le stesse cose, molto coesi e molto d'accordo, ma le regole non c'erano. A un certo punto, cominciando a pensare che fosse senza uscita la via, c'era anche la storia del fatto che, chiedendo lui se c'era qualcosa di scritto, lo guardavano dicendo: scrivere la musica? Come si scrive la musica che è nell'aria e nel tempo? C'entra molto con l'oggi, con quello che devo dire. A un certo punto richiese: sentite, voi avete dei flauti, degli strumenti, posso imparare a suonare un vostro strumento? E naturalmente tutti gentilissimi. Lui prese un flauto e fece come fa un occidentale con un flauto. Lui non era studiato flauto, però insomma, grosso modo. E questi lo fermano e dicono: no, non così. E lui capì e disse: ah, non così. Quindi se c'è un non così, c'è anche un così. E dalla prassi strumentale, certe posizioni, a poco risalì alle norme, virgolette, di una musica. E a tutt'oggi, guardate, sono passati 50 anni, sì, se volete sapere qualcosa di musica tibetana, il libro più bello sulla musica tibetana è quello scritto da Ivan Dandor. Ed è affascinante il fatto che molti scrivono sulle musiche degli altri, ma lui c'è stato 2 anni lì e ha anche perso moltissimo come compositore, perché quando è tornato, a parte che non è mai tornato, è andato a Los Angeles, Amsterdam, lasciamo perdere, era uscito dalla circolazione come compositore. Perché ho parlato di lui? Perché di lui mi fido, perché è uno che ha pagato con la sua pelle la conoscenza di altre musiche. Lezione è stato per 7 anni, quindi non parlo solo di Tibet, direttore dell'Istituto Mondiale di Etnomusicologia di Berlino, quindi non parliamo solo di Tibet. Okay. Il suo nome? Lui si chiama Ivan Vandor. Vandor, tra l'altro, il cognome vero era Weiss, che è molto più ebraico che non Vandor. Era stato cambiato in Vandor quando sono arrivato in Italia, quindi comunque è Ivan Vandor. Adesso è cittadino italiano, da una 15ina d'anni, effettivamente. Perché parlo di lui? Perché se dicessi io la cosa che vi sto per dire nel prossimo secondo, tutti mi potrebbero dire: beh, che ne sai tu però, profondamente occidentale? Se me lo dice chi ha fatto quel tipo di percorso, la frase di Ivan, addirittura dovrei dire la frase politically incorrect, visto che è uno che poi ha vissuto sull'etnomusicologia, è: la musica occidentale è infinitamente superiore alle musiche delle altre tradizioni. È ovvio che una frase veramente sembra scorretta, no? Afferma una superiorità. Dove sta questa superiorità? Se ci pensate, fino al VII-VIII secolo, parlo dell'Occidente, cioè fino a subito prima della codificazione gregoriana del canto cristiano, diciamo che grosso modo dell'VIII-IX secolo più o meno, tutto sommato il modo di fare musica dell'Occidente era estremamente simile a quello delle altre culture. La musica in tutte le culture ha una componente fortemente rituale. Il rituale non vuol dire soltanto religioso, rituale vuol anche dire feste, danze, eccetera, riti a 360 gradi, anche questo sarà un piccolo argomento di tra poco. Che cosa successe nell'VIII-IX secolo? Lì scatta qualche cosa, scatta una necessità che non è una necessità musicale, è una necessità politica, politica della Chiesa. Cioè, in un momento in cui si voleva affermare che la Chiesa era la Chiesa romana, in un momento di comunicazione un po' meno facile che non oggi, c'era la necessità di fissare il canto. Perché? Perché il canto non era il canto sovrapposto al rito, il canto era rito. Attenzione, noi siamo abituati a pensare alla musica in chiesa come qualcosa che si sovrappone al rito. La musica, cioè il rito consisteva nella musica. La messa gregoriana, il canto gregoriano era la messa. Quindi non si poteva accettare, non si poteva più accettare, questa è la differenza, poi tra l'altro la vediamo ancora oggi tra la legione cristiana e la legione musulmana. La legione cristiana ha deciso, piaccia, sto valutando, di avere un'autorità centrale. No? L'Islam no. Purtroppo ce ne sono anche delle conseguenze negative, non si sa con chi parlare, perché sono tutti diversi. Nel momento in cui la Chiesa tende a diventare la Chiesa romana, per fissare il canto, in un momento in cui ogni centro monastico tendeva ad avere una sua tradizione musicale differente, e in un momento in cui le differenze diventavano più forti perché le comunicazioni erano più difficili, quindi magari tra l'abbazia di Nonantola e l'abbazia di Benevento e un'abbazia del nord Europa, che adesso non vi so fare l'esempio, Wittingen, le comunicazioni magari avvenivano ogni 4 anni, 5 anni, e quindi nel frattempo si differenziavano.
per fissare qualche cosa, in qualche modo bisogna scriverlo. La tradizione orale purtroppo è il contrario, è proprio ciò che non permette di fissare qualche cosa. Che scrittura c'era fino a lì? E attenzione, che tipo di scrittura musicale hanno avuto tutte le civiltà e hanno tutte le civiltà? Questo è il passo che ha permesso alla musica europea Bach e Beethoven. Tutte le altre civiltà, compreso noi nella civiltà greco-latina, hanno avevano notazione di tipo, diciamo, alfabetico, cioè una lettera d'alfabeto corrisponde a una nota. La notazione greca, una notazione alfabetica, poi passata nella latinità, diciamo. Cioè è una notazione fortemente non mnemonica, innanzitutto richiede di saper leggere. I monaci delle abbazie non è vero che sapessero leggere. Solo alcuni, ma poi erano lì per essere monaci, non per essere né cantori, non erano né appassionati di musica, no, non era quello, no? Né letterati. Quindi, intanto esigeva una competenza che pochissimi avevano, ma secondo, soprattutto, non è mnemonica, cioè la notazione, vedere un seguito di lettere, A, C, B, F, G, col cavolo, scusate, che mi fa ricordare, anche se so leggere le lettere, che mi fa ricordare com'è quella melodia. Ci voleva una notazione che fosse di aiuto alla memoria. Chiunque abbia sentito un canto gregoriano sa quanto è difficile memorizzarlo, perché il canto gregoriano non è tematico, le forme vere del canto gregoriano, cioè i lunghi melismi, cioè le lunghe sequenze di note senza sillabe di un alleluia gregoriano sono spaventose da memorizzare, perché sono lunghe sequenze, diciamo virgolette sempre uguali, mi perdoni chiunque sia, no, io adoro gregoriano, però non sono tematiche, ci sono piuttosto lontane da quel punto di vista. Per dei poveri monaci così diventava, poi erano tante da ricordare. Allora nasce devo farla più breve, la cosiddetta notazione, magari lo sapete tutti, che si chiama keironomica, da keir, keiros, che in greco dire mano. E su che cosa è basata la notazione europea? Se ci pensate, perché è una cosa che sappiamo tutti, ma di solito non ci si pensa, è basata su un'analogia che di fatto non ha tanto senso. Su un'analogia tra acuto, suono acuto, e alto, suono grave e basso. Guardate che non è un automatismo, sul pianoforte suono acuto è a destra, suono grave è a sinistra, sulla viola suono acuto è vicino al collo, suono grave è lontano dal collo. Cioè non è automatico, l'analogia tra acuto e alto, è alto in senso spaziale, e grave e basso è un'analogia, sapete tutta che cosa? Provate a cantare una nota acuta e una nota grave, tendenzialmente cioè, quando cantiamo una nota acuta, non solo per motivo di corde vocali, prendiamo il collo, cioè no? Di solito facciamo così cantando una sequenza. Quindi in generale il gesto della mano del direttore che facesse così e così voleva dire sali e poi scendi. E si incominciano i famosi neumi, cioè i famosi segni che indicano il percorso vocale. Per essere più rapido, naturalmente questi segni erano letteralmente dei segni stenografici, dei tratti, non so se avete mai visto una notazione pneumatica, quelle iniziali sono proprio dei segnetti. A chi servivano? Non al cantore, servivano al direttore del coro, diciamo, insomma, al capo monaco, che avendo davanti questi segni ricordava lui stesso e indicava a quell'altro il tipo di percorso vocale. Però potete immaginare che una notazione estremamente imprecisa dovrebbe andare più acuto, ma dove? A che nota? Cioè, no? Il categoriano è fatto tutto di piccoli intervalli, non ci sono grandi salti, quindi vabbè, grosso modo si può. Però comunque era già un aiuto alla memoria. Per essere più precisi si incomincia a dire no, prendiamo una nota di riferimento, facciamo una linea rossa e questi neumi passano attraverso una linea, cioè quando si ripassa da lì si ripassa dalla stessa nota, è già una cosa in più, c'è un punto di riferimento, poi le linee diventano due, poi i neumi si precisano, cioè un certo segnetto più preciso che non un graffio diventa sì salire ma con questo tipo di cellulina melodica eccetera eccetera. Attenzione, fino a qui che cosa si è conquistato? Il modo di, precisando un po' le cose, passando alle quattro linee del rigo fino a tutto 1500, fino a una certa fetta 1500, erano quattro le linee, non cinque, si può già indicare bene un percorso melodico. Poi c'è stato, ma voi mi direte, per la contemporaneità e per la storia della musica. Però, se no è difficile arrivare all'oggi. Voi sapete dove vengono i nomi delle note? Se non lo sapete ve lo dico. Qual era il problema? Perché va bene, io ti indico il percorso melodico, ma che diavolo di nota? Allora, anche lì, si era ancora alle lettere dell'alfabeto fino a lì.
Poi è stato trovato, cioè ci si è accorti che questo certo inno a San, magari lei lo sa, San sa un santo, San batte la pesca, scusatemi, ma perché era importante quell'inno in quel momento? Perché era quel santo di cui, mi scuso, non mi ricordo il nome, era il protettore della gola. Ma non è San Biagio, ma non era San Biagio. Grazie, perfetto. Quindi era un inno che tutti quelli che cantavano sapevano. Primo. Secondo, ci si è accorti che ogni verso di quell'inno, scusatemi, la linea melodica di quell'inno, ad ogni inizio verso incominciava un gradino più in su della scala. È chiaro? Cioè, come prende avere anche una scala di Do maggiore, Do, Re, Fa, Sol, La, Si, Do, il primo verso comincia dal Do, dal Re, il secondo dal Re, il terzo dal Mi, è un caso. Chi l'ha notato è un genio, effettivamente, è un inno che tutti conoscono e che a ogni verso inizia un gradino più in su. Quindi, se io chiamo le note con la prima sillaba di quei versi, uno basta che si ricordi, deve passare da un Do a un Mi, in realtà si diceva Ut perché l'inno comincia con Ut, però Ut è molto scomodo perché la T non funziona bene, allora nel 600 sarà subito da Do, peraltro in Francia è ancora Ut. Se uno deve sapere, se gli do la sequenza do mi fa re, pensa a quell'inno, se lo canta, seleziona la prima nota, vi sembrerà macchinoso, ma se un inno è molto noto, uno fa presto, perché pensa a dove inizia, e a questo punto si è trovato un meccanismo per rendere mnemonicamente facili le altezze. Sembrano sciocchezze, ma queste sono le cose che hanno permesso alla musica occidentale di essere la musica occidentale. Senza questo tipo di cose non ci sarebbe Mozart, è chiaro. E va bene, quindi abbiamo un modo di indicare i percorsi melodici, gli intervalli per le quattro linee, che poi diventano cinque, e anche di precisare il nome della nota. Scusi, ho sbagliato, San Biagio. Ma è veramente San Biagio? Perché non sono tanto sicuro. San Biagio vuole tornare al volo, ma... Se volete mi raccomando per email. Okay. No, va bene. Pensateci, ma qual è il problema successivo? C'è un problema politico, è un problema, però adesso devo accelerare davvero, c'è un problema politico. Nel momento in cui il canto gregoriano diventa canto gregoriano, cioè il canto ufficiale della Chiesa, e poiché il canto corrisponde al rito, non si può più inventare canto, perché se si inventa canto si inventa rito e non si può inventare rito. Questo avrebbe voluto dire bloccare per sempre la creatività musicale occidentale. E qui scatta la differenza vera tra Occidente e le altre culture. Le altre culture, a tutt'oggi, io ho avuto due allievi iraniani che sono venuti, avendo su di sé una forte conoscenza della musica tradizionale iraniana, e che invece studiavano musica occidentale. La tradizione musicale iraniana è basata su un librone, un grande librone che riporta, un po' come se fossero gli standard del jazz, che riporta le linee melodiche della tradizione iraniana di 1000 anni, 800 anni, 1200 anni, non lo so e forse non lo sa nessuno, e fare musica vuol dire variare su quelle linee. Nessuno inventa linee. Posso interrompere solo un attimo, scusi. Certo. Ho vissuto a Caracas, sì. E ho conosciuto dei siriani, sì. Dilettanti, facevano musica. Io ho studiato anche il pianoforte, certo. Lei lo sa, si fa anche il pianoforte. E mi hanno sottoposto dei loro testi, io non sono riuscita a suonare, proprio perché c'erano tutte queste linee, queste cose che io non sapevo. Loro si sono veramente... È molto importante il fatto che lì c'è una tradizione di variazione e non di invenzione. Ecco. L'Occidente è fortemente inventivo, noi siamo, perché quel punto è stato importante? Perché noi a partire dall'undicesimo secolo siamo diventati una civiltà non rituale, una civiltà che ritiene sempre importante cambiare del tempo, noi non ci vestiamo neanche come 10 anni fa, se si prende un giornale del 1970 parla un altro italiano, perché cambia rapidissimamente la lingua, e parlo in base a 40 anni, in base a 800 anni non ne parliamo. Le civiltà rituali tendono viceversa a conservare, e siamo noi che abbiamo travolte con la civiltà occidentale, ma le altre civiltà erano di tipo statico. Non sto parlandone male, può essere una staticità meravigliosa e altissima, non c'entra, ma è un'altra tipologia. La possibilità di creare era insopprimibile in Occidente, e sebbene sembri stupido dire in questo modo, poiché non si poteva più inventare per così, cioè melodicamente, si è inventato di inventare per così, cioè verticalmente, cioè sincronicamente. La polifonia occidentale, cioè fare cantare due note diverse simultaneamente,
nasce sul fatto che, essendo impossibile inventare canti, parlo della musica colta, cioè quella di tipo rituale religioso, che ci fosse una tradizione vocale da ballo e popolare, sicuramente sì, non ne sappiamo nulla, ma era di quello che sappiamo, i trovatori in realtà sono linee che poi vengono da quelle sacre, perché poi la musica si ascoltava in chiesa, quindi quella era la base della musica di tutti. Per sovrapporre note si è preso, come sovrappongo, che nota ci metto sopra questa qua? Il punto di riferimento, il Medioevo attorno al 1000 è fortemente appoggiato alla cultura greca, alla filosofia greca, da Pitagora fino ad Aristotele, a poco tendente ad Aristotele, Pitagora, ovvero il fenomeno degli armonici. Se tutti sanno cos'è, non lo dico, se prendete una corda di chitarra, lui prendeva un cavalletto e tendeva una corda e fate una nota, se mettete il dito a metà di quella corda e suonate quella corda, esce una nota che noi diciamo all'ottava sopra, se la chiamiamo Do, poi è un Do più acuto, se mettiamo il dito a un terzo della corda, esce quella che noi chiamiamo la quinta sopra, sarebbe una lunga storia con gli intervalli, eccetera. Perché? Perché la divisione semplice della corda, la divisione in due parti uguali, in tre parti uguali, in quattro parti uguali, produce delle frequenze che sono il doppio, il triplo, il quadruplo, il quintuplo, e che sono contenute nella nota base. Pitagora se ne serve come prova della armonia universale, cioè l'uno, la nota, la corda, contiene tutto, perché lì dentro ci sono tutte le note. Come dire che nel colore bianco ci sono tutti i colori, no? È esattamente la stessa cosa. A quel punto, pitagoricamente, e per mantenere l'armonia cosmica, la nota più vicina a un Do è un altro Do, è se stesso, più acuto. Poi c'è la sua quinta, perché è l'armonico dopo, ed ecco che nasce una teoria delle note che si possono mettere una sopra l'altra, e così nasce la verticalità. Sto facendo una specie di cavalcata per arrivare a Do, ma per arrivare a una cosa fondamentale, adesso vi dico l'ultima di queste cose, c'è ancora, se ci pensate, un enorme problema di notazione, il più grosso di tutti. La musica è un'arte nel tempo, accidenti a lei. Come faccio a scrivere il tempo? Se, guardate che, perché l'alfabeto scrive concetti, scrive parole che significano, rimandano un significato. Lo spazio, lei dice lo spazio, sì, nel gregoriano sì, nel gregoriano effettivamente la logica empirica era allontanare o avvicinare i neumi a seconda che si volessero note più lunghe o più corte, ma se si comincia ad avere un desiderio di maggior complessità, ad esempio di polifonia, di rapporto verticale tra le note, c'è bisogno di qualcosa di più preciso che non un po' più lontano, un po' più vicino. Perché ad esempio, come si fa a decidere se tre stanno suonando insieme, come si fa a decidere quando si cambia la nota se è soltanto un po' più lunga? No? Si inventa, qui però siamo al 1200 grosso modo, la notazione mensurale, scusate, per cui devo dire chi, non c'è il chi, c'è un lento percorso di invenzione, di modifica, però devo dire che questo passaggio riempie veramente sempre di stupore, cioè inventare il fatto che certi segni indichino non la durata assoluta, cioè non un secondo, mezzo secondo, due secondi, ma la durata relativa di una nota rispetto all'altra, cioè che una nota bianca con la stanghetta duri due volte una nota nera con la stanghetta, eccetera, eccetera, cioè perché in effetti l'idea qual è? A me non interessa sapere quanto dura una nota, ma quanto dura in relazione alle altre, se devo suonare insieme ad altre note. Sembra un passo, perché tutti hanno visto le note, ma provate a pensare a quando non c'era questa cosa, cioè l'idea di creare una notazione che indichi la relazione delle durate tra le note. Ecco, a questo punto, e qui la smetto con la storia molto antica, la musica occidentale, attenzione, la musica occidentale è l'unica musica che ha creato un sistema di notazione di questo genere. Tutto quello che segue può seguire soltanto perché è stato inventato questo tipo di notazione, perché sennò la polifonia come la fate? Come potete indicare una relazione intervallare tra le note o di durata dalle note se non c'è questo tipo di notazione? Mica posso mettere tre lettere una sopra l'altra, cioè è un macello, insomma, non si può. Tutto quello che segue viene da questo. E a fornire il carburante a tutto questo c'è una cosa che musicale non è, e che purtroppo è molto occidentale, l'aspetto meno felice dell'Occidente, cioè la competitività, la voglia di essere più bravo dell'altro, perché sei più bravo, ti chiamano un posto più importante e ti danno più soldi. Cioè, fino a tutto il 1100 noi non abbiamo nessun nome di virgolette compositore, anche perché nel caso non erano compositori, erano chierici che facevano linee o polifonie.
guarda caso, il famoso duo dei magistri Leoninus e Perotinus, cioè i due maestri di cappella, si può dire, i due primi capocantori di Notre Dame a Parigi, che era nascente, no? Notre Dame della metà del XII secolo. Perché si sa il loro nome? Come mai si sa il loro nome? E da lì in avanti sappiamo il nome del compositore, perché non esisteva la figura del compositore, non esiste nelle altre tradizioni la figura del compositore, perché nessuno ha inventato qualche cosa. Perché di fatto, se uno è più bravo dell'altro a fare polifonia, Zoger più bravo dell'altro, vuol dire saper inventare due melodie, una diversa dall'altra, che stanno bene insieme, perché le prime polifonie sono parallele, è la stessa nota trasposta che continua. La scoperta del moto contrario, cioè io faccio un intervallo che va in su e lei canta un intervallo che va in giù, eppure sta bene lo stesso, vuol dire abbiamo saputo inventare una melodia diversa, che però sta, virgolette, sta bene con la precedente. Chi sa fare questo, evidentemente è più bravo dell'altro, e anziché lavorare nella chiesa di campagna di, ditemi, una cittadina francese, va a Notre Dame, evidentemente lo pagano di più. Questo è l'aspetto dell'Occidente che ci piace più il Tibet da questo punto di vista, però insomma, vabbè. Da questo tipo di cosa nasce la complessità della polifonia, e su questo possiamo dire, senza averne paura, perché non abbiamo sempre paura di dire in questo l'Occidente ha fatto di più, non c'è dubbio che se nella letteratura abbiamo analoghi tra letteratura giapponese, cinese, ditemi voi, europea, non si può dire questa è più bella dell'altra, più ricca dell'altra. Pensate all'architettura, pensate alle sculture, ai dipinti egizi, piuttosto, voglio dire, il livello... E ritenersi più bravi sarebbe sciocco. In musica è indiscutibile che l'Occidente ha saputo indurre, costruire, inventare una complessità di grado infinitamente superiore a quella degli altri. Scusi, se cerca questo inno, sono le prime sillabe delle parole con cui inizia ogni verso di questo inno. Ah, ok, grazie. Per cui e ogni sillaba e ogni inizio del verso è un gradino della scala più acuto del precedente, da cui, catturando solo la prima sillaba, se legge verticalmente le prime sillabe è una scala. Perfetto. Questa è l'intuizione, però non vi so dire l'inno a memoria perché non sono preparato. Grazie. Non mi sono preparato, perché devo parlare di contemporaneità. Allora, l'ultima cosa di questo genere, no, però questa c'entra moltissimo invece con l'oggi. Qual è l'altra peculiarità della musica? A parte il fatto, ce ne sono due fondamentali. Uno, è l'unica arte, è un'arte non concettuale, la musica non dice concetti, su questo no, è ovvio. È un'arte nel tempo che non dice concetti. Perché dico le due cose? Anche la letteratura è un'arte nel tempo, perché per leggere un romanzo ci vuole tempo, però la letteratura usa linguaggio, e la letteratura usa lo stesso linguaggio, magari meglio, che noi utilizziamo andando a comprare il pane. Questo cosa vuol dire? Se io leggo un romanzo, naturalmente per conoscere il romanzo devo leggerlo tutto, ma però ogni unità, una frase, un soggetto predicato complemento è una unità semantica e mi posso fermare lì. Voglio dire, se leggo un libro posso anche fermarmi dopo mezza pagina, se ascoltate la sinfonia di Beethoven, cosa fate? Fermate dopo il primo periodo, cioè non è vero, no? Cioè la musica, per essere fruita, poiché non è concettuale ed è nel tempo, richiede l'abbraccio complessivo dell'opera nel tempo. Se noi guardiamo un quadro, lo vediamo tutto, subito, e poi decidiamo se ci piace o no in un secondo, se ci piace, virgolette, stiamo davanti a quello che volete voi. Comunque andate in un museo, non c'è nessuno che stia fermo davanti a un quadro più di, se proprio gli piace tanto, un minuto, ma non è mica vero. Ah, ecco, vedo un gesto. Cosa? Complimenti? Però faccia la statistica, metta un cronometro invece del riscorrimento della gente davanti ai quadri, vede fare. Anche se è Piero Francesca, poi Mantegna, uno cammina. Questo è quello che succede in musei, non è... in musica, ahimè, dovete stare seduti, o in piedi se volete, ma dovete stare fermi fino alla fine della fruizione per abbracciare l'opera. Cioè la musica richiede tempo, e questa è la prima cosa che mette in difficoltà la contemporaneità. Cioè, perché davanti a Palazzo Reale c'erano file di 300 metri per andare a vedere una mostra di Pollock, che non è esattamente gradevole, piacevole in prima istanza, mentre per andare ad ascoltare Boulez ci sono 80 persone, perché per andare, se uno a vedere Pollock entra, guarda, se non gli piace la maglia, alla peggio ha buttato via 10.000 euro di biglietto, però la velocità di scorrimento è tale per cui la fruizione è immediata e
si prende un'opera dopo l'altra, a ciascuna da 10 secondi, già sono sopra la media. Poi decide di fermarsi qualche volta. E poi è un'arte dell'immagine, e la nostra è una civiltà dell'immagine, li vogliamo vedere. La musica leggera è passata dall'essere disco a essere video. Tutto richiede immagine. Non c'è più nessuno, meno io, che fa una conferenza senza proiettare qualche cosa. Io no. Perché non sono capace, non però. Non è un'intenzione culturale. La musica richiede di fidarsi. Io devo entrare in un concerto, non conosco l'autore, non so chi diavolo sia. So che mi siedo lì e se arriva dopo 10 secondi una cosa che detesto, o faccio la scena madre di alzarmi, travolgere il pubblico intermedio e uscire, o me lo becco tra capo e collo fino alla fine. E poiché la merce più cara dell'oggi non è il denaro, ma è il nostro tempo, noi siamo tutti più disponibili a dare a chi ci chiede di comprare delle rose per strada, siamo più disponibili a dargli 5 euro, comprarne 3, ma non a stare a chiacchierare 3 minuti con lui. Questo è il dato di fatto. Noi, mia moglie e io, siamo gli acquirenti che abbiamo fatto ricchi dei pakistani perché sono stazionati davanti ai conservatori. E lo so, ma noi ci lavoriamo. Quindi io ogni sera mi becco le rose. Una volta li ho comprati tutti, così almeno me li dia tutti. Però dico, però adesso mi guardi bene, per 10 giorni non me lo chieda più, per favore. Mia moglie dice, quando usciamo insieme all'osservatorio, diciamo, esci prima tu, io esco tra 30 secondi, così non vendono più felici i fiori, appena vedo una copia, patata, no? Dare tempo oggi è sicuramente la cosa che ci costa più caro. Siamo tutti poco disponibili a dare tempo. La musica richiede tempo. Non c'è niente da fare, la musica richiede tempo. Non solo, la musica... a che cosa volevo arrivare? L'altra peculiarità della musica, questa è molto importante, molto profonda e non sempre ci si pensa. La musica, io dico in Occidente perché non so bene, penso dappertutto da questo punto di vista, ma in Occidente di più per i passi che ha saputo fare in Occidente, ha due facce. Ha una faccia da intrattenimento, voglio dire, ve lo dico meglio, nel corso dei secoli è stata considerata, o viene considerata simultaneamente, la più astratta e la più alta delle arti, quella che esprime cose così profonde che non si possono dire in altro modo, a partire da San Paolo quando dice che quando la preghiera, che oltre un certo limite di adesione al divino, la parola non basta e solo la musica può. Ma la stessa Chiesa Cattolica che accetta una frase di San Paolo di questo genere ha avuto paura per secoli, per non dire millenni, dell'uso dello strumento musicale dentro la Chiesa, perché il puro suono è sensuale. La musica è angelo e demonio, da questo punto di vista, sempre, da sempre, ma soprattutto la musica è intrattenimento, oppure, voi non dite, avete mai pensato, nessuno dice vado a una mossa pittura per rilassarmi. Mi sento dire, molti dicono vado a sentire un concerto per rilassarmi, molti lo dicono. Avete mai sì, forse adesso succede persino questo, però in generale in metropolitana non ti mettono i quadri di Piero della Francesca da vedere, ti mettono sottofondo musicale, no? La musica può essere tappeto sonoro, detestabile tappeto sonoro, così bello silenzio, detestabile tappeto sonoro dell'esistenza, sulla quale puoi parlare, fare di tutto perché tanto che importa. O può essere ciò che esprime l'inesprimibile. Per tutta la cultura romantica la musica è nella graduatoria delle arti, che è un po' sciocca, ma insomma è l'arte che può dire di più dell'essere umano e più in profondità. Di più, se ci pensate, nel Medioevo la musica era tra le discipline scientifiche nell'educazione medievale, non era tra quelle artistico-letterarie. Perché? Perché si basa sul numero. Pitagoricamente, tutti quelli che non ridiscono parlando della musica recente, che dicono ah voi siete quelli dei numeri della matematica, la musica è nata sul numero da Pitagora in avanti. Chiunque abbia studiato armonia sa che certe cose armonia tonale si possono ridurre a numeri, certe cadenze tonali, uno dice 2, 4, 3, 6, l'altro sa cosa deve fare. Presidente, anche la mia più breve presentazione delle emozioni. E quello è il fatto che contiene tutte e due le cose, siccome non esprime concetti, perché la musica, allora, l'unica cosa sicura è che la musica non dice concetti. Quando si dice non capisco questo pezzo, io rispondo cosa vuol dire capire un pezzo? Perché cosa vuol dire capire, ma non una musica contemporanea, cosa vuol dire capire una sinfonia di Beethoven? Esattamente, cosa vuol dire? Vuol dire analizzarla e sapere com'è fatta? Non credo. Quello è un livello di conoscenza, no? Ma è quello? Oppure, ma è soltanto l'emozione? Ma noi non diciamo questo, se leggiamo Leopardi, non diciamo che è soltanto emozione. Perché della musica si usa questo?
perché non si prende atto del fatto che la musica è tutto questo. Esiste un aspetto emozionale, esiste un aspetto di spessore, di complessità, che richiede approfondimento, che richiede pazienza. Amare la musica vuol dire aver voglia di far fatica di ascoltarla, appunto, vuol dire solo questo. Tutti quelli che mi dicono capire, non c'entra niente capire. Hai voglia di ascoltare un pezzo magari due volte, se la prima volta non ti è piaciuto, se hai voglia ami la musica, se no, no, ma non importa, si può vivere senza, no? È importante, e tanto più una cosa è completa, perché questo è il problema dell'oggi. Nella coscienza collettiva la musica d'oggi è la musica, dai, non dico più leggera, la musica di intrattenimento, che può andare dal Festival di Sanremo, se potessi andare più in basso ci andrei con la mano, la musica leggera, allora io non devo parlarne male perché se non ci fosse il gruppo Sugar, che possiede Suvini Zagoni, che è il mio editore, e se il gruppo Sugar non ci avesse Andrea Bocelli non ci sarebbe neanche il mio editore. Però molte volte ho assistito al fatto che in momenti di crisi della casa discografica, nella casa editoriale di musica leggera, sai, è il momento in cui non becchi il successo buono. Allora ci si mette lì insieme e si cerca di capire cosa può volere il pubblico per avere successo. Cioè è una produzione di marketing scientifica ben fatta, ma non la chiamino creatività musicale. Devo costruire un oggetto che piaccia subito, che abbia quella cosa per cui passa subito, così subito che dopo 10 volte uno stufo di sentirle passa a quella dopo. Perché se per caso si ferma lì, io non vendo quella dopo. È come produrre saponette, ma ci vuole competenza. Ma non possiamo dire... È un altro, come dice un mio allievo fantastico, compositore, ormai mio allievo, ex allievo, che dice sempre che è sufficiente un altro mestiere. Dice, se io prendo un imbianchino... che magari è bravissimo, e Picasso, tutte e due usano il pennello, o hanno usato il pennello, ma sono due mestieri diversi, rispettabilissimi entrambi, ma non è perché usano il pennello che tutte e due fanno della pittura, sono due mestieri diversi, no? Purtroppo nella coscienza collettiva quello che è passato, qual è la cosa per cui, io che cosa sto portando? Voglio portare al fatto che, così arrivo al centro, se noi siamo vivi oggi, se noi riteniamo, e spero, se siamo qui è perché riteniamo che l'organismo, che l'essere umano sia un organismo complesso. Evidentemente se c'è un termine che si chiama filosofia, è perché si ritiene che l'essere umano abbia una struttura profonda, ricca, fatta di emozione, di sensibilità, di sentimenti, di pensiero, di voglia di conoscenza, eccetera, eccetera. Se no non saremo qua. Quello che manca completamente purtroppo oggi è la nozione per la quale la musica fa parte a tutti i livelli e in tutti i sensi della cultura umana. A tutt'oggi, questa è cosa io la urlo da decenni nel deserto, non si ritiene importante non la conoscenza di, ma la nozione di storia della musica per la crescita umana di un cittadino italiano, ma neanche francese, neanche tedesco. Cioè, a tutt'oggi si fa la maturità classica senza sapere il nome di Chopin. Chi ha detto che Chopin, per conoscere il romanticismo, è meno importante di Leopardi? Chi l'ha detto che è meno importante? Laddove il romanticismo diceva che la musica esprimeva nei più profondi livelli l'essere umano. Com'è possibile che si porti il risorgimento alla suddetta maturità classica e nessuno parli di Giuseppe Verdi? Chi ha detto che è meno importante? Come mai si chiama storia dell'arte con l'articolo determinativo l'arte figurativa? Almeno diciamo arte figurativa, la musica cos'è? Insalata! Dove la mettiamo? Che cos'è? No, è una perorazione, però di perché? Perché Bach deve essere meno importante... Bach è molto più grande di Metastasio, della verità, per conoscere la prima metà del Settecento. Chi l'ha detto? Ma come si fa a dirlo? Dal punto di vista culturale, non sto facendo il corporativo, cioè il musicista, come si fa a dirlo? Perché non esiste? Io sogno da sempre una cosa, che in un liceo, non dico, ho capito, non ci assumeranno mai 60.000 docenti di storia della musica, perché poi Renzi, cioè andiamo in crisi, non si può. Adorerei una cosa, che un insegnante di letteratura italiana o di filosofia
mentre parla di Dante Alighieri, usando un verbo giovanile, mettesse su della musica dell'inizio del 300 fiorentino. Cioè, quest'uomo di cui sto parlando, quest'uomo che scrisse Vitanova, che diavolo di suono aveva nelle orecchie quando andava in chiesa o camminava per strada? Che differenza c'è tra la musica che aveva lui nelle orecchie camminando per strada e quella che aveva Poliziano? Che musica c'era? Parliamo tanto della corte dei Medici, bene, perché diciamo sempre tutti i pittori che c'erano da Lorenzo il Magnifico e non diciamo che c'era Josquin des Prez, grandissimo polifonista fiammingo? Chi ha mai sentito parlare di Josquin des Prez nella scuola? Nessuno. Vale meno degli altri? No. Josquin des Prez, no, ho sbagliato il compositore, Guillaume Dufay, fiammingo, anche lui, scrisse per l'inaugurazione della cupola del Brunelleschi un mottetto, e oggi sono molto impreparato sui nomi, un mottetto le cui proporzioni sono in sezione aurea come quelle della cupola del Brunelleschi. Perché non si fa ascoltare quello quando si studia la cupola del Brunelleschi? Perché? Naturalmente, venendo a mancare questo, viene a mancare la nozione di storia della musica. Attenzione, se io vado per strada qua fuori e chiedo, scusate, è nato prima Giotto o Michelangelo? In generale, io penso che il 95% dei passanti lo sappiano. Siete sicuri, la dico grossa, che se io dico se è nato prima Bach o Mozart, becco alto, non ho detto Mozart o Spohr, no? Ho beccato alto. Siete sicuri che lo dica la stessa percentuale? Io non sono tanto sicuro. Quando si va negli autogrill, ci sono questi grandi cestoni con la musica classica, e se rovistate, beccate da Bach a Tchaikovsky, quella lì è la musica classica. Non importa, sono 200 anni di differenza, non importa, è la musica classica. Quindi, se poi per caso ascolti Berio, dice questo è diventato di matti oggi, beh, quella lì è la musica classica, la musica scritta, la musica che è già stata scritta, che mi ha detto il Signore. No? Quindi, qual è il concetto base? Se si decide che la musica è importante per la vita di ciascuno di noi, se si decide, ripeto, non è obbligatorio, se si decide che la musica è importante, bisogna partire dal presupposto che noi siamo vivi oggi, e se vogliamo avere fiducia nell'uomo occidentale di oggi, non possiamo pensare che Prince, per essere polemico, perché poi quello che succede vengono divinizzati, no? Adesso, l'eredità di Prince, 2000 canzoni, ma scusate, ma ne avete ascoltate una trentina? Sono tutte uguali. Ma possiamo dirlo ogni tanto, perché ormai persino nell'ambiente mio non si possono più dire queste cose, da Bartok, Berg, Schoenberg, Webern, Stockhausen, Goulet in avanti, cioè sapere chi siamo oggi, santo Dio, se no oggi siamo Vasco Rossi, con tutto rispetto perché è meglio degli altri, ma se no stiamo dicendo Vasco Rossi è stato l'uomo d'oggi come Beethoven stava l'uomo dell'inizio dell'Ottocento, ci va bene questa proporzione? Se ci va bene abbiamo una idea un po' magrina dell'uomo di oggi, ripeto, questo se si decide di dare la propria vita alla musica, non è una parola grossa perché la c'è un'indecisa, di dare un po' di tempo della nostra vita alla musica, se si ritiene che sia importante, cioè partire dall'oggi. Cosa vuol dire partire dall'oggi? È vero che sono portato tutto questo e poi non sono stato l'ascolto, ma è perché sono un peroratore, siete arrabbiati? No, almeno un esempio, un paio di esempi veloci vi do. C'è la preparazione che dice lui, ci vuole. Ci vogliono le orecchie aperte, guardi, se io lo dico, il momento più importante della mia vita... La base della scuola... Sì, ma ci sono qualcuno che prende un libro di storia della musica se lo legge, cioè, che ci vuole? Cioè, non è che parla una lingua strana, cioè... Bisogna ascoltare, bisogna dare il tempo di ascoltare, bisogna aprire le orecchie, la musica va ascoltata, punto, va ascoltata, bisogna andare ai concerti. L'altra cosa, nozione fondamentale, fondamentalissima, poi ascoltiamo anche, quando si parla del XIX secolo, perché poi questa è la cosa che ci frega, no? Uno parla del XIX secolo e dice, ma lì c'erano Beethoven, Schumann, Chopin, Schumann è fuori dalla coscienza collettiva, perché il complesso non lo vuole nessuno. Quando 6 anni fa ci fu il bicentenario della nascita di Schumann e Chopin, Schumann non lo voleva nessuno, volevano tutti Chopin. Perché? Perché arriva prima. Schumann è amato in generale, cosa? Arriva prima all'orecchio. Una mia amica, una signora meravigliosa che amava la musica, amava perché adesso sta molto male, che amava la musica in maniera formidabile, girava tutti i festival europei eccetera eccetera, con un senso di colpa diceva di non riuscire a amare Schumann
lei era una persona molto ordinata, una casa bellissima, tutta a posto, e diceva, perché quando ascolto Schumann mi sembra di entrare in una casa in disordine, che è perfettamente vero, ed è esattamente il motivo per cui io amo Schumann. No? Ma può essere una questione di tempi, cioè se un ragazzo oggi fa bene il liceo, il classico scientifico, lo fa bene, non ha tempo di studiare neanche tutte le materie che gli sottopongono. Se gli mettiamo anche la musica che va, cioè, va fruita nella sua completezza, dove lo trovi il tempo? Quindi bisogna fare delle scelte. Però magari quelle scelte sono anche, io pazzesco, magari molto è cambiato, però io ho studiato infiniti autori secondari di storia e letteratura che magari si potrebbero un pochettino bypassare. Comunque è anche questione di tempo, cioè per diventare in ordine la musica. Comunque, deve avere tempo. Io chiedevo, guardi, al limite quello che dicevo prima, chiederei soltanto che si faccia ascoltare, letteralmente, al limite le dico anche, mi vergogno a dirlo, di sottofondo, cioè ti sto parlando di Mozart, scusate, ti sto parlando della seconda metà del Settecento, ti metto sotto un pezzo di Mozart. Non so se lei mi ha notato, quando ci sono le fiction televisive, per me è una spada nel cuore, ce l'ho avuta quando hanno fatto una bellissima fiction su Caravaggio, bellissima, perché l'autore, oggi il giorno dei nomi, era Storaro, fotografo, che infatti aveva curato le immagini in maniera fantastica, cioè c'erano le luci da Caravaggio. La musica era la peggio musica scritta da un francese musicista da film, ma dico, ma sta a Roma nel 1602, mettici della musica dal fine 500 di Roma, no? Certo. Fai sentire. Oppure avete mai visto che nei film medievali c'è della musica del 600, quando vogliono fare gli storici? Ma uno metterebbe mai un costume sbagliato di 400 anni a un personaggio? Cioè, io non dico, chissà, se non ci sta, fa niente, ma far sapere com'era il suono, dare la nozione che esiste la storia della musica, questo, cioè che esiste una storia del pensiero musicale. Io però non so perché debba essere meno importante della storia, la musica, attenzione, sa come le rispondo? Che la musica è nettissimamente, 20 a 1, l'arte che ci entra di più nella vita quotidiana. Uno non passa la vita guardando quadri, passa la vita ascoltando musica anche se non vuole. Io capisco quello che devo dire, però ha senso leggere una poesia senza capirla o leggere una prosa senza capirla, cioè anche la musica, lei l'ascolta di sottofondo, non la capisce, ha senso. Vabbè, allora dico che vorrei storia della musica, però almeno... Un'opera, va ascoltata tutta, ora che l'ascolti, la capisci, la comprendi, non fai più matematica, fisica e non lo so. Però sto facendo un po' l'avvocato del diavolo. Sì, sa perché insisto? Perché la musica è anche l'arte di mercato. Scusi, finiamo il discorso così. Aspetti, le dico solo una cosa. Sa perché invece insisterei molto, allora divento più duro, nella presenza della storia della musica? Perché la musica è l'unica arte mercato. Cioè, perché non c'è storia della musica? Perché tenendo la gente ignorante vendiamo 100.000 copie, o facciamo 100.000 ingressi in internet su rock. Mi spiace, è così, perché lì c'è un mercato che difende il livello basso. Ma anche in altre cose, sì. Che passano alla televisione. Piuttosto, ah, certo, che, sì. Lei tiene tutto... Bassino, sì. Mi lo comanda bene. Quindi, forse... La perorazione, la cosa è, attenzione, quando noi, lo so che è una cosa sempre detta, che magari però chiedo a tutti di pensarci, quando noi ascoltiamo, anche quando guardiamo, no, sulla pittura è meno vero, siccome la musica prende tempo, quando noi ascoltiamo musica del XIX secolo, noi ascoltiamo, come mi trovo sempre a dire, il 30% della produzione di 40 compositori su circa 50-60.000. 30%, perché noi non ascoltiamo tutto Beethoven, parlando di Dio, non lo ascoltiamo tutto, prendete il suo catalogo, le cose che sono suonate nelle sale da concerto sono, 30% è già una per abbondanza, insomma. La musica dell'Ottocento non era quella lì, era quella degli altri 59.960, la musica circolante. L'esempio che faccio sempre è quando Anton von Diabelli, il musicista alla moda di Vienna del 1820, non era Beethoven. Voi ascoltate regolarmente Diabelli? Neanche. Ci hanno inflitto delle sonatine ignobili, insomma, bene. Ma poverino, l'ha fatto di meglio, però è che... decise di fare una bella fotografia della vita musicale. Questa è una, non so se non lo sapete, è un aneddoto molto indicativo.
decide di fare una cosa intelligente, devo dire, cioè di fare una fotografia musicale della Vienna del 1820, no? Vienna e Parigi erano le due città della musica, no? E cioè prese un suo temino, francamente, idiota, e lo diede ai, attenzione frase, 50 compositori più noti della Vienna del 1820. Quindi veniamo a sapere che intanto ce n'erano 50, ma vuol dire che ce n'erano 100, se non erano i più noti quelli lì. Se voi leggete, per chiedendo cosa? Di fare una variazione su questo tema, in modo che poi mettendo insieme questa serie di variazioni diventava una specie di portrait, no? Di ritratto musicale col suono della Vienna di quel momento. Tra i 50 c'era Beethoven. Beethoven era troppo, aveva una nozione troppo alta della musica per accettare operazioni così mondanucce e sdegnosamente disse di no. Dopodiché Beethoven decise di fare uno sgarbo più violento, cioè richiese il temino idiota e ne fece la più grande cattedrale alla variazione che sia mai stata scritta, cioè le variazioni di Abelli, un'opera 100... perché devo dirlo che non lo so? 120 e... mi registrate, cioè state registrando, cioè risulta che non so il numero d'opera delle Abelli? Sì. Okay, licenziato da un'università. Vabbè, ma ci sei. Ok, è intorno a 120. E sono 50 minuti di variazioni molto complesse su un tema, no? Nel giro di 15-20 anni le variazioni di Abelli sono diventate quelle di Beethoven, cioè la serie delle 50 variazioni chieste da Abelli è stata dimenticata. Una ventina d'anni fa un amico pianista riesumò, dovrei dire un po' di più, forse 30 anni fa, riesumò queste 50 variazioni e le suonò in Sala Verdi, questo era un concerto. Essendo un concerto molto interessante per me, perché era bello vedere, quella era la vita musicale. Allora, prima nozione, dei 50 nomi c'era Schubert, c'era per caso il bambino Liszt che passava per Vienna, in quel momento c'era 10 anni grosso modo, e gli aveva chiesto la variazione, c'era Kalkbrenner, già siamo su nomi sentiti in mare, gli altri 47 per me erano totalmente sconosciuti, ed erano i più noti di Vienna. Ascoltando le variazioni, posso dire anche un termine volgare? Due sì. Palle. Perché erano tutte uguali. Era la variazione cina che oggi si fanno al terzo mese del primo anno di composizione. La musica del 1820 di Vienna era quella lì, non era Beethoven. Quando si dice la musica contemporanea è brutta, la musica del passato è bella, no. Becchiamo un bel concerto medio di musica del 1820 e un concerto medio di musica contemporanea. Vediamo chi ne esce più vivo. E da dove se ne esce più vivi, perché la musica è sempre stata brutta nella media, cioè un buon artigianato quando va bene, no? Quando va bene un buon artigianato, la musica che rimane come in tutte le arti, ma la musica di più perché il filtro è il tempo che ci vuole a coprirla, è poca, è pochissima. Quindi quando mi dicono ho sentito un intero festival di musica contemporanea e mi sono piaciuti solo due pezzi, dico sei sotto la media, te ne è piaciuta di più di quello che dovrebbe succederti in media. Per quindi cosa vuol dire amare la musica? Vuol dire sporcarsi le orecchie, vuol dire avere il coraggio di ascoltarne tanta, magari riascoltarla e decidere no, questa cosa proprio non mi piace davvero, però ha richiesto tempo. Non è vero che richiede competenza, richiede tempo, perché poi ci si entra, bisogna soltanto ritenere, ma lo dico umilmente, non è indispensabile, bisogna ritenere che sia importante per noi, però se non accettiamo il concetto che il pensiero musicale europeo è andato avanti, questa è l'affermazione importante, no? Attenzione, non c'è nessuna soluzione di continuità nel pensiero musicale europeo, non c'è nessuna soluzione di continuità. Il Novecento, Schoenberg, i mitici Schoenberg e Webern, cioè la cosiddetta dodecafonia, scuola dodecafonica, sono in realtà gli eredi diretti del romanticismo, attenzione, del romanticismo, perché quella è la tradizione romantica, e in Berg lo si sente, il concerto di Vienna Orchestra di Berg, di abbia conoscere la memoria, fa piangere, proprio ascoltarlo magari 3-4 volte, se non si entra in quello, però si è deciso che la musica non è pensiero, cioè che non si accetta la complessità, diciamo, no? Però bisogna andare avanti, bisogna sforare nei famosi mitici anni 50, cioè a tutt'oggi si chiama musica contemporanea, la musica dell'inizio degli anni 50, che è musica di 65 anni fa, non è musica contemporanea, evidentemente. È sicuramente vero che la musica degli anni 50-60 rimarrà probabilmente lontana dalla coscienza collettiva, esattamente come certa musica dell'inizio del 400, perché è una musica che ha ritenuto valore assoluto una complessità che ha sfiorato la complicazione, quindi probabilmente sarà impossibile che entri nella fruizione.
Però la musica del XXI secolo, le generazioni dalla mia in avanti, che hanno sulle spalle la generazione dei Boulez, Verdi, eccetera, eccetera, hanno fatto dei passi verso l'ascoltatore, adesso posso fare su, la smetto e facciamo un ascolto, per cui per chiunque avesse voglia e tempo, la musica più recente, che mantenga la complessità del pensiero ereditato dalla tradizione europea. La frase veramente più importante che voglio dire oggi: non pensate mai che ci sia una rottura o una frattura nel pensiero europeo da Brahms a Berio. Certo, se prendete Brahms e Berio sì, ma anche in pittura, se prendo Watteau e, boh, e Picasso, c'è una rottura, grazie, magari in mezzo ci sono dei passaggi, però, cioè, voglio dire, no? Non c'è nessuna frattura nella storia della musica, tutti i compositori nati a poco nel XX secolo sono tutte persone che hanno sulle spalle la tradizione, che hanno studiato fuga, contrappunto, armonia, che conoscono, che hanno nel sangue la tradizione, che fanno il proprio umile passo dopo. La frase di Abelardo, noi siamo dei nani stati sulle spalle dei giganti, è l'unica vera frase. Noi vediamo un passettino più in là, non perché siamo più bravi, ma perché abbiamo le spalle per gli altri, quindi vediamo un metro più in là. Ma è banale, è la normalità. Richiede che si abbia voglia. Allora adesso, così, vi faccio ascoltare una cosa, l'hai messo quel disco. Così prendo un motore, però ti chiedo la traccia 2, però aspetti a farla partire. Devo dire che cos'è, non so che traccia sia. Come si fa a sapere che traccia? Questa è la prima traccia, sì. Vi spiego, vi dico che cosa faccio ascoltare. Cioè, non ho voluto fare il furbo, io potrei anche fare il furbo, e mettervi, prendere un pezzo d'oggi, di quelli che passa, cioè di quelli gradevoli subito. Mi sembrava un po' disonesto fare questo, cioè una specie di venditore, no, che propone immediatamente. Questo, se becchiamo la traccia 2, okay, però, ma no, ma sarà diviso in tracce. No, perché quella lei sta andando avanti del tempo nella prima traccia, deve trovare modo di cambiare traccia. Sono capace di tornare indietro con... Togliamolo, ricominciamo, intanto dico che cos'è. Ma... Se voi prendete l'opera di Pierre Boulez, giusto perché è appena mancato, è mancato in marzo di quest'anno, Pierre Boulez è... perché ho preso lui? In realtà ho preso un po' di CD, avrei voluto convincervi facilmente con altre cose. Pierre Boulez ha avuto, credo, il peso culturale più forte, culturale, non musicale, più forte che di qualsiasi altro compositore nella storia della musica. Cioè è l'unico compositore che ha cambiato la faccia di una città. Non ci sarebbe il Beaubourg a Parigi se non ci fosse stato Pierre Boulez. La Cité de la Musique è una cosa immensa, con sale da concerto, eccetera, voluta da Sua Maestà Pierre Boulez. Grande capacità politica, diventato molto noto come direttore d'orchestra, ascoltato il suo Wagner, la sua tetralogia è straordinaria, quella del 76 nel centenario della tetralogia. Perché dico Pierre Boulez? Io, è una cosa che ho usato nelle lezioni di musica radiofonica, perché Pierre Boulez è un compositore che ha saputo seguire la musica, cioè se io mi dicessi ascoltare un pezzo di Pierre Boulez del 52, 53, 54, probabilmente mi direi, senti, cambia un po', perché quella è quel momento della musica fortemente sperimentale, ma vale per tutte le arti, perché però se guardiamo Pollock non mi dite che è più guardabile, però lì si fa la fila per entrarci, perché è una musica di una complessità di fruizione altissima, e Marteau sans maître, che per me è il più bel pezzo di Boulez degli anni 50, in ogni caso io l'ho ascoltato una ventina di volte prima di amarlo. Però non dico a nessuno di farlo, perché dura 40 minuti, fate la moltiplicazione e vedete cosa viene fuori. Io devo farlo, faccio il compositore ed è giusto che lo faccia. Boulez è il compositore che ha saputo seguire il percorso della musica. La musica nel corso degli anni 70-80 ha riconquistato fiducia nella chiarezza dell'evento musicale, e molto più nella coscienza collettiva. La musica contemporanea è quella degli anni 50, non è quella degli anni 80, 90 e 2000. È quella dello sketch di Alberto Sordi nel film Vacanze Intelligenti, se l'avete visto. Non l'avete mai visto? Sì, quello sketch fantastico, lì sì. Si ritrova Fruttarolo, che si ritrova gettata dal figlio che vuole fare il colto alla Biennale di Venezia, sì, e si becca un pezzo per soprano e strumenti, che non so che, perché credo che sia un pezzo vero, tra l'altro, ignobile, diciamo, e lui dice, ma la musica non incomincia, la musica non ce lo sta facendo, no? Per i più, la musica contemporanea è quella lì, se non che sono andati 60 anni. E le generazioni successive hanno, secondo me, riconquistato una fiducia nella chiarezza dell'evento. Allora, se riusciamo a beccare la traccia 2,
se no... Parlando di contemporaneità, sarebbe stato l'ideale se lei ci facesse sentire un pezzo suo? No, io ho evitato assolutamente di portare musica mia, viceversa. Spiegarlo. Se volete in un altro incontro volentieri, ma non ho paura di fare, non lo faccio mai. Se parlo di musica non ma parlo non di me compositore. Pubblicità, per spiegare cosa significa. La seconda volta la sì, ma la prima volta faccio solo. Se, poi tra l'altro scusate i pochi ascolti, ma. Io penso che non si può spiegare, bisogna in questa musica ascoltarla. Beh, però posso dire quello che ho fatto, quello che volevo fare, cosa può fare. Questo lo si fa spesso. Però sa, farlo la prima volta è come dire, parlo di musica d'oggi, faccio ascoltare me stesso, non ci riesco, cioè mi invitate la seconda volta lo faccio, dai l'ho trovato, c'era fatta? Allora, Derive, che cos'è questo pezzo? L'ho scelto, un pezzo breve, dura 6 minuti. Avete mai notato che in una sonata di Beethoven, in un programma concerto non c'è mai scritto la durata, nella musica contemporanea c'è scritta la durata, puoi dire, dai Stella, tieni duro, tieni duro. Di chi è? Di Boulez? Cosa? Di Boulez quello? Pierre Boulez, sì. E di quando? Che... Appunto, è un pezzo di Boulez del 1984, quindi di un Boulez 60, di l'età esattamente c'aveva l'età mia di adesso, cioè 59 anni rotti. È un pezzo per 6 strumenti, molto corto, ma se poi adesso ne parlo non ascoltiamo, è un dramma. Molto netto, cosa succede? Voi sentirete all'inizio, gli strumenti sono flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte e vibrafono, cioè percussioni risonanti, quindi due archi, due legni e due strumenti a risonanza, pianoforte e vibrafono, ed è molto, tutta la prima parte è basata su come dei rintocchi, come se fossero delle campane complesse, degli accordi che risuonano con pianoforte e vibrafono e con gli altri che trillano trattenendo nella risonanza, come una campana complessa, non so come dire. Un po' sempre sulle stesse note, che a mano ha, non l'avrebbe mai fatto 20 anni prima, una sorta di crescendo di tensione, cioè questi accordi si infittiscono, si va verso una specie di crescendo, fino a un punto di rottura dove la musica torna pianissimo e c'è una pulsazione di soprano come dei passi, e anche lì è molto semplice l'ascolto, su cui nascono delle sequenze melodiche, non tonali, se con sequenze melodiche prendetemela alla larga, cioè non sto parlando di sequenze melodiche ottocentesche. Quello che ho fatto adesso, aspettando di trovare la traccia, ho descritto il pezzo. Non potrei mai farlo su un Pierre Boulez degli anni 50, perché non mi dà modo e margine per fare una descrizione dell'evento musicale, perché non c'è quella che io chiamo, che tutti chiamiamo, figura della musica. La figura in questo caso è il rintocco, la risonanza, la vibrazione, il trillo, il crescendo, questa è una figura. Nella musica, in certa musica anni 50, l'assenza di figura ha provocato il distacco, sempre aspettando, vi dico una cosa fondamentale. Qual è il problema, dell'ascolto della musica tutta? È saperne prevedere la forma, perché di fatto ascoltare musica è come guardare un quadro attraverso una finestrella, cioè così. Cioè la musica va nel tempo, ma nella fruizione va nella memoria, cioè io mi posso ricordare, devo ricordarmelo. Ce l'ha fatta? Ah, fantastico. Traccia 1, traccia 2. 2. Aspetti, fanno partire, finisco solo la frase. L'angoscia della musica banale, o meglio, la musica banale antica, la sonatina di Diabelli del caso, poverino, insomma una sinfonia di un autore secondario, determina un tipo di, diciamo non è angoscia, di noia. E cioè è interamente prevedibile. Una sinfonia di Beethoven non è prevedibile, tutti noi sappiamo conoscerne le zone, ne riconosciamo i temi, ma a volte la zona primo tema è lunga 3 minuti, il ponte 10 secondi, il secondo tema 2 minuti, a volte è il contrario, quindi riconosciamo dove siamo, ma rimane un'avventura. La musica più banale della storia era interamente telefonata, come dico io, cioè so benissimo dove sta andando, quindi è come se l'avessi già ascoltata, non ci voglio ascoltare. Certa musica recente non fornisce parametri per prevedere, quindi è come entrare in una stanza buia e dire signore, sarà lunga 3 metri o 10 chilometri. E questo termina l'angoscia, cioè la noia della musica banale del passato equivale all'angoscia della musica recente che non permetta una previsione. Questo pezzo, che adesso ascolteremo, permette un bel ascolto. Io vi alzo il volume al massimo, o di lì e di qua, perché va sentita. Ci proviamo? Andiamo. Pierre Boulez dirige se stesso, naturalmente. Luigi Nono, lei potrebbe parlare di Luigi? Io potrei parlare tanto perché l'ho conosciuto bene, sì. Io, ad esempio, non amo per niente la produzione dell'ultimo nono, che fate più di silenzi che di suoni e non... Io
Sono contenta di sentirlo. Non mi ci ritrovo assolutamente. Fatico anche a parlarne. Mentre l'onore degli anni 50, sì, ci sono dei pezzi molto importanti, il canto sospeso è un pezzo di grande importanza e di grande bellezza. Questa musica fatta in silenzio non la sopporto. Perché poi bisogna avere il coraggio di dire, io questo non lo sopporto. Però il quartetto di nonni l'ho ascoltato una decina di volte e adesso affermo con convinzione che non lo sopporto. No? È vero che è insopportabile. All'Averno è bellissimo. Ah! Città di Calcina, autori con ragazzi. Sì, 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 sì. All'inizio, certo. Ha detto lei, mi era quasi fastidio. Poi invece si entra. Sì. Anche perché loro prima descrivono. Dopo ultimamente non lo conosco. Chi non conosce la musica. È vero. Però la gente comincia a dire, oddio. Comunque non è più vero che la gente, cioè una delle cose più nette via via nel corso di decenni, comincia ad avere un tipo di età per cui vedo l'evoluzione del pubblico. Né chi suona, io parlando di Alberto ho avuto questa lunga esperienza con i ragazzini dell'orchestra dei piccoli pomeriggi e per 2 anni ho scritto pezzi per loro, dei piccoli pomeriggi, per l'orchestra dei... Non hanno avuto nessuna difficoltà con i pezzi che io ho scritto per loro. E non ho fatto sconti, era la mia musica per loro. In generale, se penso a 30 anni fa, il rapporto con un'orchestra era 100 volte più difficile che oggi. Oggi si affronta tutto tranquillamente e mi dispiace, non è vero che la categoria rimasta indietro sono i direttori artistici, che hanno paura di perdere pubblico. Non è vero che il pubblico non accetta, se viene usato bene, in percentuali giuste, con i tempi giusti, scegliendo i pezzi, scegliendo gli accostamenti, se si fa questo, non è vero che il pubblico non vuole. Io ho visto un concerto a Roma, che mese era? Aprile, una cosa di questo genere, dove c'era un pezzo per orchestra di Franco Donatoni, e di fianco c'era una sinfonia di Sibelius, Donatoni ha avuto 20 volte più applausi di Sibelius, con richiesta di bis. Non è vero. La gente ce le ha le orecchie, il tempo passa. Tra l'altro, provate ad andare in una scuola media, è più difficile far ascoltare Chopin che non taluna musica di oggi, perché nelle orecchie del ragazzino c'è la musica elettronica del certo rock, cioè il suono è più vicino. Non è vero, cioè bisogna avere il coraggio di farlo semplicemente. La trovate? Io sto cercando, facendo come quello. Non vi faccio ascoltare niente. Lei deve mettere la musica mentre parlava. Sì, però voglio. No, la prima traccia non ve la faccio ascoltare. Aspetti, facciamo una cosa. Datemi 5 minuti. Io partecipo al divertimento al Sam di Milano, quindi fa più il direttore che il compositore. Nel 1990 ha scritto questo Requiem per 16 voci. Secondo me è uno dei più bei pezzi per voci sole degli ultimi 60 anni, un pezzo meraviglioso. Ecco, questo è andato, ascoltatelo.
andrebbe anche avanti, però voglio darvi soltanto come differenze, dopo mi chiedete quello che volete, 3 minuti del primo movimento di un pezzo, secondo me, splendido, di Heinz Holliger. Heinz Holliger, molti dovrebbero conoscerlo come buista, sicuramente il più grande buista di sempre, svizzero, però allievo di Pierre Boulez, tra l'altro, come compositore, grande direttore d'orchestra, la persona con più orecchio che abbia mai incontrato, cioè una cosa mostruosa. Questo pezzo si chiama Romansandre, è l'unione di due parole francesi, cioè romance e sandre, cioè ceneri di romanza. Vi devo dire che cos'è, perché c'entra la musica storica. Quando Robert Schumann venne ricoverato in un ospedale psichiatrico dove morì nel 1854, lui aveva lasciato a casa, diciamo, varia musica scritta negli ultimi anni, e ricevette due lettere, una della moglie, no, una di Joachim, il violinista Joachim, e una di Johannes Brahms, giovane, che gli dicevano: le tue romanze per violoncello pianoforte, le tue 5 romanze per violoncello pianoforte che hai lasciato, che sono rimaste qua a casa, che tu hai appena scritto, sono meravigliose, sono dei pezzi di quello che hai scritto. Cioè, alla seconda lettera che gli dice questo, lui, Schumann, dall'ospedale,